Oggi va bene, oggi va bene. Il Milan quest'anno funziona un po' come Dante Alighieri. De domani non c'è certezza. Oggi va così, domani non può andare così. Allora, premessa, questa è la partita che avremmo dovuto giocare con la Salernitana. Squadra, zona retrocessione, squadra che ha avuto problemi di società, di allenatore, di cazzi e mazzi. Partita che tu giochi e devi vincere ancora prima di scendere dal pullman. Finalmente oggi l'hai capito che partite così tu le devi vincere. Ho visto un Milan già col Torino, nonostante mi fossi avvelenato come la merda. Ho visto un Milan un pochino migliore rispetto al Bologna. Oggi ho visto un Milan molto migliore rispetto al Torino. Poiché abbiamo il derby di ritorno e abbiamo a disposizione praticamente due risultati su tre, perché come segniamo un gol, quelli ne devono segnare due, con uno sforzo in più, se finisci quel derby lì 1-1, vai in finale. E poi è tutta un'altra storia. Allora, partiamo dai lati negativi. Nel primo tempo tu trovi un tiro in porta e trovi il gol. Quindi è anche una botta di culo, perché anche a Torino hai fatto un tiro in porta, ma hai trovato una gran parata di Berisha, quindi sei sulla stessa lunghezza d'onda. Nel secondo tempo, come sempre, ci siamo seduti, come ci siamo seduti con l'Udinese, con la Salernitana, con tutti quanti. E poi all'86esimo questo gol di Messias che chiude definitivamente la partita. Genoa che è stato pericoloso praticamente ormai recupero scaduto quando ormai non c'era più niente da giocare e va bene così. Tanto vedo che Genoa è tipo 19esimo, è a meno 3 dalla salvezza, quindi insomma diciamo che il campionato gli sta andando benissimo. Per quanto riguarda i giocatori in campo, anche oggi c'è da tirare le orecchie a qualcuno. Leao ha fatto un grandissimo gol. Leao ha fatto un gol lui, cioè, o segna gol spettacolari o non segna, e questo l'abbiamo capito. Anche se molte volte, sia prima che dopo il gol, c'è sempre quel problema che non passa la palla. Ho visto fare quello per cui mi incazzo da mesi. L'ha capito Ballo Tourette in 3 minuti quando è entrato, e non l'ha capito Leao in mesi. La triangolazione con Teo Hernandez. Io capisco che sono entrambi giocatori forti, che saltano l'uomo, che creano spazio, ma dato che ne hai due, sfruttane due. Non è che uno prende palla, parte e va all'avventura. Non funziona così. Ballo Tourette, palla di Teo Hernandez, triangolazione, Teo Hernandez, Rebic, ribattuta, cross, gol. Se c'era Leao, palla, faceva il surf, 2, 3, 4 uomini e poi veniva rispedito indietro, perché tanto fa sempre, perennemente così. Retroguardia impeccabile, si rompe Calabria, tanto ormai eravamo rimasti tranquilli per un paio di mesi, adesso è ricominciata la rumba, rientrano Bennacer, Rebic e chi era altro. Perché non farsi rompere Calabria, dato che ha già rotto Florenzi? Florenzi tornerà a maggio, Calabria speriamo che non sia niente di grave, anche perché giocare con Gabbia, che tanto si è fatto male anche lui, il derby è un po' un problema. Sarebbe un po' grave. Tomori, Kalulu, Gabbia, Hernandez che pecca in attacco, però difensivamente parlando ottimi. Bennacer ha occhi da tutte le parti. Tonali fa una gran partita, si prende un giallo che a mio avviso è netto ma è evitabile, perché un fallo così al centrocampo così non ha senso, quindi è un giallo netto ma stupido, che sì, che bene o male per la voglia di giocare nel Milan che gli è rimasta fa il suo, e poi si arriva al punto che io proprio odio. Prima però passo per Giroud che ha fatto la sua prova ovviamente, e Giroud è un uomo che gioca molto spalle alla porta. Ha fatto tante cose, purtroppo molte palle le ha messe per quell'uomo,
quell'uomo che ogni volta che appalla il piede fa la cazzata. Poi quando c'è una reaction ve ne accorgete tranquillamente. Per quell'uomo che fa più danni della grandine. Cioè, io mi auguro, io lo dico da mesi, che si riesca a prendere un esterno destro valido. Cioè, ma piuttosto compratemi Lozano. Ma piuttosto compratemi Berardi. Ma piuttosto compratemi... Cazzo ne so, prendetemi anche Bernardeschi, ma non Saleh Mekers, ragazzi. Io Saleh Mekers sono arrivato a un punto proprio di vomito. Di vomito. Bello perché ha fatto la foto davanti al Duomo di Milano, Saleh Mekers. Tutto bello figo, no? Vado a leggere i commenti su Instagram. Oh, Saleh Mekers, odio ci manchi. Ti hanno preferito quello scarpone di Messias. Devi tornare a giocare titolare tu. Io dico, ma, questo è il mio commento. Il mio commento è ma. Lo metti titolare, non fa di peggio, ma non fa neanche meglio. Messias è timido. Messias molte volte non ci va, sbaglia tante cose. Paolo, sappiamo che Messias è quello. Cioè, Messias è preso dal Crotone per fare la riserva. È un giocatore che secondo me non va riscattato. Saleh Mekers, è 3 anni che ce l'hai. È 3 anni che sai che al terzo tocco fa la cazzata. Forse. Ma io ho visto un lancio lungo di Kessié o di Bennacer, chi era? Raso terra. Stoppare la palla. Tra l'altro, già girato verso la porta e mandarla in fallo laterale. C'è roba che io non ho visto fare neanche a Cerci. Neanche a Cerci l'ho vista fare questa roba qua. Io spero veramente che venga messa una mano lì. Poi, l'altra mano l'ha messa col trequartista, ma questo lo sappiamo, no? Perché Brian Diaz non vale sicuramente il riscatto che c'è stato fissato a 25 milioni. Tanto meno che sì, che se ne va, è l'unico che può pseudo trasformarsi in un trequartista. Quindi, anche lì devi mettere mano. Quindi, secondo me, dico sempre 40 milioni per Botman, forte quanto vuoi, sono un pochino tanti. Tanto abbiamo la notizia che forse arriverà Origi. Tanto è già qualcosa. Per chiudere, la prestazione del Milan è sufficiente. Quando vinci è sempre sufficiente. Però c'è ancora da fare uno step in più per recuperare la forma. Ormai, per quanto riguarda l'accesso in Champions, ci siamo. Perché se domani la Lazio non dovesse vincere, noi praticamente, anche perdendole tutte, ed i nostri avversari vincendole tutte, possiamo arrivare massimo quinti, fatto questo calcolo. Quindi praticamente con l'accesso in Champions ci siamo. Un'altra vittoria ci sei. Però c'è anche da tenere conto che adesso che sei lì, e io a settembre non l'avrei mai detto, devi lottare. Non dico vinceremo lo scudetto, dobbiamo sperarci. No, ragazzi. Mai uscite questa parola dalla mia bocca. Però io dico solo, dato che ci sei, ci lotti fino alla fine e te lo giochi. Perché tanto Napoli non lo vince, ragazzi. Non lo vince. Detto questo, migliore in campo. Oggi, migliore in campo, dico... Vedevo dire Leao per il gol che ha fatto, però a me è piaciuto tanto Bennacer, off topic. Peggiore Saleh Mekers. Cioè, io penso che Saleh Mekers, se l'avessi messo nel Genoa oggi, avrebbe giocato meglio. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo con la live reaction, che la pubblicherò... Penso il giorno di Pasqua, anche perché poi c'è il derby, quindi devo fare proprio un doppio sforzo. Noi ci vediamo anche con altri video che escono, perché uscirà anche la carriera col Venezia, ci sarà dell'altro foot, ci saranno tante cose interessanti, e vi prego, ragazzi, il ginocchio di non perderle. Grazie, ragazzi, ci vediamo alla prossima, un bacione da Adri, like, iscrizione e campanella sempre sui miei video, e ci vediamo alla prossima.